Ma guarda un po', Inazuma Eleven Go Galaxy. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video di Inazuma Eleven Go Galaxy. Dovevo finire la serie quest'estate passata, ma... Ehi, sapete come sono, se non siete nuovi, certo. Nuovi amichevoli, abbiamo quasi finito, eh. 4 episodi, 3 episodi, non so, ma è tutto da vedere. Ah, siamo contro la Ogre, Sarà tremendo. La squadra, vabbè, questa qua è quella che uso sempre. Vediamo un po' la Ogre cosa ci offre di difficile. Abbiamo ovviamente Kalus, ok, ovviamente stessi attacchi di tutti quanti gli altri. Bash Lancer lo conosciamo. Ma oddio, hanno tanto attacco oltre al tiro. Bre, difesa. Ma tu sei un centrocampista? Ovviamente loro due e lui, che però non ha nessuna delle sue tecniche più importanti. Ma perché è difesa più? Come gioca il gioco? È peggio di me. Mi ricordo ancora come si fa. Non mi ricordo come si fa veramente. Boh, tu vai qua sopra. Boh, non mi ricordo più come si gioca. Quant'è? 2 mesi che non tocco in Inazuma Eleven? Quant'era l'ultima volta che ci ho giocato? A questo più che altro. No, allora siamo con lui. Quindi direi Zodiaco. Mi piace maestro, veramente. Zodiaco perché mi pare quando andavo in Miximax che diventava montagna. Oi, oi. Siamo un po' lontani. Ma... Wow. No, dai, ma l'ho premuto. Ogni fottutissima volta è così. E lo sapevo che andava a finire così. Ogni fottutissima volta. Allora, tu non sei fuori gioco, tu. Che bello! Però riusciamo a passare? Oh sì! Stranamente Orculus è forte! Ok, potevo avvicinarmi un altro po', ma Stella Nera. Per carità, Urlo dell'Eden è bellissima, ma Stella Nera è... Wow! Qualcosa di eccezionale. Non ce la può fare. E infatti. Tra l'altro extra down. Quindi cos'è che ha extra down? Cavolo, me l'ero imparato. Una volta che imparo qualcosa di Inazuma Eleven su come si gioca, me lo dimentico. Potremmo recuperare. No, Zac sta troppo indietro. A portiere non ce lo metto. Mistral, che sta a centrocampo. Passa giù, Trina. Sì. Oddio, Arcolus veramente vorrei metterlo. Bylong. Andiamo con Lancelot. Lancelot perché è bello. Poi non è Byron, ma è Bictor. Comunque. Che sta qui, tra l'altro. Avanzate, belletti di papà, avanzate. Ho fatto difesa. Ah, beh, potrei reggere. No. Neanche per sbaglio. Vabbè, ovviamente rubo palla perché... Beh, Arculus, ci sei? Ci sei Ar... Oddio, Lancelot? Due Lancelot in campo, che fanno? Maestro spadaccino? Cioè, solo maestro spadaccino? O Lancelot alla seconda, vedete voi? Però c'è Lost Angel. Cavolo, ma vi rendete conto quanto è bello Inazuma Eleven con i nomi che dà ai personaggi? Spadaccino Lancelot che fa Lost Angel, Angelo perduto, mamma mia. Ah, però è fuoco. Ma è proprio basso. Ragazzi, ma vi rendete conto che io ho avuto problemi solo con le altre squadre e queste sto stranamente andando benissimo? Cioè, perché queste qui di Nelly sono più facili? Perché sono scarso. Questo chi è? Emo? Cioè, andavo alle medie io quando c'era gli emo. Li contrastiamo con Marcia dei Pinguini? Oh, yessa! A parte, vabbè, la Zoom Eleven di quegli anni, 2010, quando uscì gli Ogre, quindi non è che posso tanto biasimarli. A portier! Super tiro? Super tiro? Ah, beh, beh!
A colpo critico, beh, sia mai che non lo prende. Sfondamento, niente. Vabbè, io mi stupisco. Ancora. Ancora. Trina, grandissima, l'ha staccato Trina. Non vogliamo. No. Ma te la ripasso, guarda, te la passavo dietro. Avanza il portiere? Gradassi? Fate gradassi? Bene. Ah, mi sono più lento. No. Dov'è sta palla? Che gravità c'è qui? Ehi. Martello di tua sorella. Al deserto. Mannaggia, Lancelot. A parte non è colpa di Lancelot, è colpa dell'armatura che non ho nessuna mossa per difendermi. Bravo. Strano. Ce l'ha fatta. Da lontano, da lontano. Dalla distanza con Rost Angel. Angelo Perduno. Vediamo. Oh, 2005 arriva in porta a 2000? È tanto lontano. Buonissimo, 2002. Volevo essere modesto. Dai, fammi un 2000 e tutti a casa. Va. Ma io, boh. Ecco qua. Vai. Ragione e giudizio. Beh, livello 5 è alto comunque. Non l'ho messo a livello massimo perché consumava troppi PT. Ok, è andata bene, eh. Primo tempo 3-0, ci sta. Io un po' posso fare qualche cambio? Poi, insomma, Hogar già l'ha fatto. Non è che. È male, eh. Facciamolo riposare ogni tanto. Ha sempre giocato. Sempre presente. Quanto corri tu? Attacco. Brunhilde. Amudo. Aspetta, non è ancora detta l'ultima parola. Potrei ancora farcela. Ne abbiamo solo uno, eh. Spectrum. Ti voglio tanto bene, quindi avoca pedone. Oh, Karas. Ma guarda se bella. Ma pedone nero è nero, il male, il maruvaggio. Oh, andiamo in armatura, no. Malis. Difesa. Non è. Oh, uragano tempestoso. Bello. In giapponese è più bello come nome, ma siamo in Italia. Siamo bimbi italiani noi. Leviamo tutti quanti i riferimenti. A tutti i riferimenti. Hanno tagliato, per esempio, la parte del primo ministro Vanguard che viene picchiato. E infatti, nella serie Randomizer ve l'ho fatto vedere. Eh sì, ho fatto anche una serie Randomizer che non farò mai più perché è abominevole fare una serie Randomizer per quanto tu possa impegnarti. Ti limita troppo il gioco stesso che ti limita. Quindi, non la farò mai più. Tanto valeva fare un let's replay, ma farlo fatto bene. Oria Supernova! Ma come la chiamano Infinite in giapponese? Infinite. Infinita. No, Mugen! Ah, non, sì. No, non ce l'ho fatta. Vabbè. Comunque sia, 4-0 per me già è un grande risultato. Abbiamo vinto, ma va benissimo così. Bene, seconda partita, Dragon Link. Questa mi piace. Fever Saviola. 5, 5. Tutti quanti con 5. Quintola. Ferdinand della Funfo, che sarebbe 5 in tedesco. Pentra, Pent. Cinco. Quinque. Ma che nomi? Tutti quanti col 5, bellissimo. Visi, ah, perché la V è 5, sì. Quintetto, 5 di Hager figlio. Anche se abbiamo ancora colpo del battitore, vabbè, io. Non mi faccio domande che è meglio. Però cominciamo un'altra partita. Mandiamo subitissimo Bictor davanti. Cerchiamo di portarci subito in vantaggio con un gol lasso. Che forse prendiamo. Sì, ragazzi, prendiamo sì. Dunque, Bictor ha la palla, quindi direi di andare con Viverna Bianca. Prima abbiamo usato il bellissimo Lancelot, ora siamo Viverna Bianca. Beh, prendiamo almeno sicuramente il boost. Oddio,
Ok, serpente sacro. Certo, è una viverna, ma è un serpente sacro. Che poi è un drago, veramente. Se non sbaglio, ha le ali staccate. Afflato bianco che dovrebbe distruggere la parata di monarca bianco. 5000. Sì, gli ho messo quello che potenzia il tiro dello spirito guerriero. Ah sì, parata normale. Lo devastavo comunque. Un bel 2006, piano male ci arrivavo. Bene, bene, bene. Guarda un po' chi si rivede. Ottimo, ci siamo, ci siamo. Allora, sai cosa? Non mi dispiacerebbe Arcolus, a dire il vero, eh. Guarda, te lo voglio dare tranquillo il tiro, senza problemi. Oddio, andiamo un po' con traiettoria orbitale, che almeno è da stab. Same type attack bonus, Pokémon praticamente. Dai, ui, buono, buono. Se fa come prima... No, mi odia. Lui odia Arcolus, è ovvio. 3000 rotti li fa. 2005, poco! Ah, perché il tiro era più debole. Certo. Certo. A 3000 ci arriva lui comunque, eh. Non fatevi ingannare dal fatto che il tiro era debole. Ci arriva tranquillamente a 3000. Messaggero divino. Alfiere! Bello. Loro giocano con gli scacchi. Sì, sono persone sofisticate. Alzano il mignolo quando bevono. Che una volta sì, alzare il mignolo. Mamma mia. Alzare il mignolo sì, serviva perché era per non sprecare il sale quando poi lo. Colpo Kabuki. Wow, che gli ho dato con lui? Super tecnica? Sì, può essere. Dicevo, no, alzare il mignolo serviva quando bevevi per non sporcarti appunto d'acqua il mignolo, per non bagnarlo. E quando andavi a prendere le spezie, prendevi appunto mignolo e pollice. E poi. Mettevi sulla pietanza. Invece adesso è segno di maleducazione. No, giusto così, una disquisizione tanto per. Ah, Quentin, sei stordito? Che voglia che avrei. Sai che c'è? Tiro normale. Voglio proprio vedere se riesco a umiliarlo. Ma è stordito, non può parare. Ma è stordito! Cosa? A parte il rinvio assurdo! Ma è stordito! Vai, zio! Oh, si è perso lo spirito con l'armatura! Tato lui! Quindi mo che fa che non ha più niente? Cosa fai? Ah, pari. Perfetto, perfetto. Allora, Zack. Zack, vai con. Zodiaco. Lui è fuoco. Questa è montagna. E si vince allora. Si vince! Prigione purpurea. Li consumo tutto, ma almeno faccio gol. Giusto. Cioè, a parte che lui non ha neanche più la parata, è sepolto proprio. Ah sì, blocca tiro S. Però no. Si è sposta e dice, ehi, ci faccio prendere? Sarebbe da scemi. Guarda, ti evito. Niente, ci ho provato. Mi aspettavo di fare meglio. A parte, vabbè, l'ho giocata un po' così. Tanto per farla. Scatto anomalo, mi piace. Occhio del ciclone. Appunti segreti, non me lo ricordo proprio. La prossima è Team Zero. Ragazzi, il video termina qui, meno male, perché la prossima Team Zero sarà davvero davvero tosta. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Inazuma Eleven, questo nuovo video dopo che ho fermato la serie perché l'ho fermata così tanto per, a quanto pare. Ad ogni modo, vi ricordo anche che in descrizione trovate il link per Instagram e anche per Telegram, dove pubblico gli aggiornamenti. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!